Bentrovati allora a questo nostro appuntamento con la Divina Commedia. In questa puntata voglio raccontarvi dell'incontro di Beatrice con Virgilio. Se voi vi ricordate, Dante aveva cercato un po' delle scuse per non avventurarsi in questo cammino nell'inferno. E allora Virgilio ha usato l'argomento di Beatrice per convincerlo. E gli ha raccontato di essere stato chiamato proprio da lei per accompagnarlo in questo viaggio di scoperta. E gli racconta proprio di quanto Beatrice è scesa fino a lui per chiedergli di aiutare il suo amico Dante. È un passo veramente molto molto bello. Mi sembrava di avervene già parlato in classe. Ad ogni modo penso che vi faccia piacere risentirlo. Provo a metterlo così in maniera che possiate leggerlo anche voi e seguirlo insieme a me. Beatrice dice a Virgilio: O anima cortese mantovana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il moto lontana. Vuol dire, o anima, perché sappiamo che lui è un'anima, si trova nel limbo, cortese. Sarebbe un aggettivo su cui ci sarebbe molto da riflettere perché nella mentalità dell'epoca e dei poeti stilnovisti la cortesia era proprio la nobiltà d'animo, la purezza d'animo, era come dire anima nobile. Mantovana, sappiamo che in effetti lui era originario proprio di quelle parti lì. Di cui la fama ancora nel mondo dura, vuol dire sei ancora famoso, hai scritto delle cose talmente belle, talmente valide, che ancora fanno parlare di te e durerà quanto il moto lontana, vuol dire la tua fama sarà imperitura, durerà per sempre. L'amico mio, cioè Dante, e non dell'avventura, significa che è amico mio di me, Beatrice. Però purtroppo non della fortuna, ventura nel senso di fortuna, perché Dante non era che se la stesse passando molto bene. Voi vi ricordate che ha scritto la commedia mentre era in esilio, perché apparteneva ad una fazione politica che in quel periodo non se la passava al massimo, era passata anzi in minoranza e avrebbe rischiato grosso se fosse rimasto lì. Nella diserta piaggia è impedito, vuol dire che si trova in grande difficoltà. È un modo per dire che si trova in difficoltà a causa della sua vita non conforme proprio alle regole. Si nel cammin che volto è per paura e non riesce in pratica a ritrovare il percorso giusto. Vi ricordo che nell'ottica medievale tutto è simbolico, quindi Virgilio viene scelto come guida, sì perché piace tanto a Dante come poeta, ma anche perché simboleggia la ragione, l'uso proprio delle capacità razionali. Beatrice viene scelta non perché era una sua cotta di gioventù, che sappiamo poi essere un'interpretazione un po' riduttiva, non perché è la donna che lui ha sempre cantato nelle sue poesie di tipo stilnovista, ma perché rappresenta la fede. Infatti viene descritta come un'anima del paradiso, come un'anima beata, quindi rappresenta la fede e Dante vuole dirci che l'uomo per vivere felice, per percorrere la retta via, deve usare la sua mente e la fede che ha nel suo cuore. Questo significa. E temo che non sia già sì smarrito, Beatrice qua sta dicendo, mamma mia, speriamo che non si sia già proprio del tutto perso nei suoi peccati, che io mi sia tardi al soccorso levata, speriamo che io non mi sia mossa troppo tardi in suo aiuto, per quel che io ho di lui nel cielo udito, per quello che mi hanno raccontato, che dal cielo ho potuto capire di lui, di questo mio amico. Or muovi e con la tua parola ornata vuol dire dai caro adesso, vedi di darmi una mano con la tua parola ornata, vuol dire tu che sai usare le parole così bene, sei stato un grandissimo poeta. E con ciò ca mestieri al suo campare, questa forse per voi è un po' difficile. Ha mestieri è un'espressione che è stata usata per molto tempo
l'italiano, è stata usata anche nei secoli successivi, vuol dire ciò che necessita, la usa molto anche Boccaccio, questa espressione, con tutto ciò che serve al suo campare, tutto ciò che può essergli utile per la sua sopravvivenza spirituale, vuol dire. L'aiuta, sì, che io ne sia consolata. Aiutalo, l sta per lo, aiuta lui, sì, così, è un'abbreviazione del così, che io ne sia consolata in modo tale che finalmente io possa stare un po' tranquilla e non preoccuparmi più per lui. Io sono Beatrice che ti faccio andare, vuol dire sono Beatrice, sono io che ti chiedo questo favore, che ti chiedo di andare in suo soccorso. Vegno dal loco ove tornar disio. Vegno non è il nostro dialetto, no? Vuol dire vengo. Dopo, nel tempo, il paradigma del verbo venire è cambiato, potremmo definirlo allomorfo, perché se io coniugo il verbo venire in tutte le sue voci verbali, già nel presente vedo che in alcuni casi cambia. E invece in antichità era proprio così, vegno. E quindi era corretto all'epoca. Del loco ove tornar disio, dal luogo, loco, viene proprio dal latino, ove tornar disio, nel quale desidero tornare, cioè nel paradiso, io lì sto così bene che davvero ho bisogno di tornare lì, mi sono mossa solo per fare un piacere a questo mio amico che ha bisogno di me. Amor mi mosse, che mi fa parlare, è l'amore che mi ha spinto a venire fino a qui. E che mi ispira queste parole. Ovviamente l'amore non nel senso in cui lo potremmo intendere noi, è proprio un amore in senso lato, si dice, è un amore puro, un amore proprio di persona che desidera il bene dell'altro. Quindi, secondo me, è una bella pagina dell'inferno. Io dico sempre che leggendo questa non sembrerebbe neanche di trovarci all'interno del libro dell'inferno, ma è già quasi una prefigurazione del paradiso. Si capisce proprio la bellezza di questi sentimenti che il poeta ci vuole esprimere. Quindi volevo proprio condividerla con voi per questo motivo e spero che vi sia piaciuta.